L'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi risponde alle critiche. Un consueto appuntamento dedicato al popolare cancelletto reality show L'Isola dei Famosi 2018. Alcune ore fa, la conduttrice cancelletto Alessia Marcuzzi ha risposto sui social network alle continue critiche che continua a ricevere. Lele Mora affonda la conduttrice in questi giorni, sul TG satirico di Antonio Ricci si è tornato a parlare del Cannagate che ha travolto la 13ª edizione del programma televisivo incentrato sulla sopravvivenza, in particolare due presentatori Ficarra e Picone dopo aver detto che Alessia Marcuzzi ha sbagliato a non annullare la prova leader vinta dalla Mancini due settimane fa, e a mettere a tacere le rivelazioni scioccanti di Jonathan lo scorso martedì, hanno mostrato un servizio con protagonista Lele Mora. Nello specifico quest'ultimo all'inviato Valerio Staffelli ha detto che Simona Ventura aveva un passo in più nella conduzione, perché il cancelletto Isola dei Famosi di quest'anno è spenta nei contenuti. Sempre nel corso dell'intervista, l'ex agente dei VIP ha svelato che nelle edizioni che ha curato lui in passato circolava marijuana, ma la situazione è stata gestita diversamente, perché i concorrenti eliminati subito non venivano ammessi in studio. Per finire il talent scout della televisione italiana, ha aggiunto che secondo lui Avenger ha detto la verità. Alessia Marcuzzi difende il reality è proprio così, l'Isola dei Famosi 2018 è stata molto movimentata, e soprattutto segnata dal polverone mediatico che ha coinvolto l'ex tronista Francesco Monte. Purtroppo come sanno i telespettatori, a causa di questa intricata vicenda, la conduttrice ha perso le staffe nel corso dell'ottavo appuntamento con Eva Enger. Ma a quanto pare il Cannagate sembra destinato a non concludersi, perché oggi, cioè sabato 7 aprile 2018, Alessia Marcuzzi ha risposto sotto un suo post ad alcuni fan, riguardo a ciò che è accaduto nel programma, in particolare quest'ultima agli utenti che hanno sostenuto che la trasmissione è truccata, ha replicato che è tutto vero, invece riguardo alle recenti critiche di Lele Mora, ha commentato con un semplice cuore, quasi in segno di assenso. Infine la presentatrice a coloro che le hanno scritto di essere felici che finalmente il reality della discordia chiuderà i battenti, ha detto di non vedere l'ora di andare in onda lunedì. Per ricevere ulteriori notizie sui protagonisti del format televisivo condotto dalla Marcuzzi, è opportuno seguire il sito Blasting News.